recuperare. Moro può andarsene, Moro, dopo il palo favorevole ancora Moro, prova a liberarsi, il destro, vede, che gol! L'avevamo detto, no Giacomo? 2-1, proprio lui! Minuto numero 38 dal dischetto, Luca Moro contro Racicchini, la rincorsa, il destro, spiazza anche lui il portiere come Maus in precedenza, e lato 67, Moro nuovamente contro Racicchini, fischio di dell'arbitro, prova il cucchiaio e riesce Luca Moro, altra doppietta, la quarta. Campobasso perde il pallone, messo dentro per Calapai, possibilità di contropiede, Moro! La tripletta di Luca Moro! Dietro, poi una verticalizzazione, non era male l'idea verso Provenzano che recupera e manda dentro Moro, posizione buona Moro! Eccolo il sesto gol consecutivo di Moro, Catania avanti! Attenzione però, gol Moro! C'è la doppietta di Moro che non si ferma. Perché c'è Zanchi che adesso dall'altro lato, grandi calfalcate, supera un avversario ancora Zanchi, la conclusione, poi arriva Moro, il vantaggio del Catania, segna. Settesimo del primo tempo, Moro per il settimo gol stagionale, Nobile per mantenere la porta inviolata, il fischio dell'arbitro, parte Moro, 1-1 del Catania, portiere a destra, pallone a sinistra. Rispetto subita, la miglior difesa. Però attenzione perché qui c'è una palla recuperata da Moro che si invola verso la porta avversaria, Moro la rete! Il vantaggio del Catania dopo 8 minuti! In posizione regolare, azione all'uno contro uno di Greco, gli uomini davanti a lui, trova lo spazio per il cross, la conclusione, ancora Moro, Catania 3! Il centravanti con la maglia numero 24 che adesso mani sui fianchi, è pronto dagli 11 metri. Va Moro che piazza con tutta la calma del mondo e spiazza Albertazzi. Al centro, si è trovato Zanchi su una traiettoria non sua, poi Moro, ancora Moro, il tiro di Moro, la rete! Che gol di Luca Moro! Che a Calapai, sta di fatto tutto pronto, la rincorsa di Moro, la conclusione, la rete! Catania 2, Turris 3, la doppietta di Lussini, ma intanto si batte il corner. Ceccarelli, l'intervento di Moro, la rete! Il pari del Catania! La prima... Centralmente allarga molto bene per Attis che sfida Mulazzi, Attis si sposta il pallone sul destro, arriva il cross! E c'è il vantaggio della spalla al termine di una splendida azione. Ellerson prova ad andarsene. Ellerson al limite dell'area, Ellerson si gira per Moro, Luca Moro prova il tiro! Sulla sinistra, ancora per Attis, potrebbe ribaltare sulla destra, preferisce andare in buona, mezzo, attenzione buona. Moro in aula, no. Passa la palla in vantaggio con Moro, una grande nel primo tempo, si attende il fischio del direttore di gara e allora sarà Moro contro Gelmi, la rincorsa di Moro, il tiro e la rete, passa in vantaggio la SPAL con il penalty, tratta abbastanza sterile ma adesso ci prova con Colen. Colen verso Moro, si aggiusta il pallone, Moro trova l'angolo, mamma che gol Moro! Un giocatore che nell'uno contro uno è molto abile, è un giocatore che gli piace dribblare. Iskra intanto, pallone in mezzo, Moro di testa, prende il controtempo Prisco, la ribaltata. La rincorsa dell'ex attaccante del Genoa. Va Moro, pallone da una parte, Sava dall'altra. Vantaggio meritato del suo Genoa. Rovella, pennella ancora profondo per Moro, non esce Bragantini, Moro in porta, non esce Bragantini, lo punisce Moro, 1-2 questo pallone, buono intanto questo pallone lungo verso Cleonise che allarga dalle parti di Piccardo, due in aria a saltare, traversone verso Luca Moro che stacca il pareggio del Genoa, arriva forse nel momento più attaccare ancora una volta sulla sinistra Lisboa, altro traversone un po' forse troppo frettoloso in questo caso, sbaglia Lia,
la doppietta in due minuti di Luca Moro. Il Genoa Cleonise, quando ha questa possibilità, diventa devastante. Entra all'interno dell'area di rigore Cleonise e poi ancora Moro, doppia parata, ma c'è la tripletta di Luca Moro che in 10 minuti ha ucciso. Va lateralmente su Piccardo, chitta il destro, può andare al cross, in the box, in mezzo il colpo di testa che arriva Serpe e poi arriva la rete di Moro per il 2.